Buonasera amici e bentornati ad Altro Campo, tutto lo sport intorno a te. Questa sera una puntata speciale, una puntata che facciamo insieme a Matteo Marsaglia, grazie per essere qui con noi, che è reduce da una vittoria importante, la sua prima vittoria in Coppa del Mondo. Allora, Matteo, uno sciatore di punta di quella che si chiamava Valangazzurra una volta. Che Sì, quella che una volta si chiamava Rangazzurra, adesso speriamo torni a che esserlo. tornino a chiamarci in questo modo, insomma, sarebbe un orrore. Partiamo proprio dall'attualità. La prima vittoria, che gusto ti ha lasciato? Parecchie emozioni, parecchia soddisfazione. Era da tempo che la rincorrevo come tanti miei compagni, come tanti miei avversari. Me la sentivo, sinceramente mi sentivo pronto, non mi sarebbe piaciuto se fosse stata una vittoria, diciamo, un po' anche fortunata, come tante volte può succedere, soprattutto in discipline veloci. È stata una vittoria abbastanza netta. Abbastanza netta, appunto, esatto, su una pista difficile, una gara particolarmente difficile, in cui le condizioni erano uguali per tutti, quindi si poteva vincere con il numero 1 come con il numero 70, e quindi diciamo, insomma, che dà ancora più valore a quello che ho fatto. Matteo, aiutaci a capire, è particolarmente difficile per Sì. uno sciatore che ovviamente è in grado di affrontare qualsiasi tipo di pista. Cosa significa? Spieghiamolo anche ai nostri spettatori che ovviamente non sono così addentro. Di base diciamo che appunto le piste sulle quali poi andiamo a gareggiare sono particolarmente difficili, in quanto particolarmente dure, particolarmente ghiacciate soprattutto, con grosse pendenze, quindi parecchio ripide rispetto, diciamo, a una pista normale, turistica che si Una può pista della trovare, domenica, esatto, la insomma. pista della domenica. Quella di Beaver Creek lo è in particolare, sicuramente è una, se non forse la più difficile, insieme a Keith Buell, che vabbè è una pista storica, forse la più spaventosa che c'è in Coppa del Mondo. E Beaver Creek sicuramente viene subito dopo perché appunto c'è grossissime pendenze, hai parecchia velocità, hai parecchi dossi, salti. Quindi insomma è difficile, ce l'ha un po' tutte. Quest'anno c'era pochissima neve, quindi quella poca neve che c'era era molto dura. Per noi meglio, in particolare per me, in generale per noi italiani ci sono sempre piaciute Le piste queste ghiacciate. condizioni, sì, di piste ghiacciate dove andiamo meglio. Quindi insomma era anche l'occasione giusta da sfruttare. Si va meglio quando si è più tecnici? Sì, noi storicamente, soprattutto in questi ultimi, diciamo, 10 anni, abbiamo sempre preferito terreni del genere, che sia in slalom, in gigante, che sia in discesa, in super G. Più o meno un po' tutta la nostra squadra si muove in quella direzione. Super G è una disciplina veloce, quindi appena prima della discesa libera e tu sei uno specialista di queste discipline, anche se ti cimenti pure con il gigante, giusto? Giusto, sì. Io principalmente appunto mi sono dedicato al super G e alla discesa libera, alla super combinata che è un po' una gara a parte, diciamo, si fanno poche gare durante la stagione, però comunque è appunto una gara in cui si va ad unire una prova di discesa libera con una prova di slalom speciale. Quindi queste tre sono, diciamo, le discipline in cui mi cimento più intensamente. Poi invece il gigante è una disciplina che voglio riprendere, che sto cercando di riprendere soprattutto da quest'anno, perché comunque per quelli che sono stati un po' i miei problemi fisici negli ultimi anni ho dovuto un attimo tralasciarlo a livello di gare, però comunque mi ci sono sempre allenato, è una disciplina in cui penso di potermi comunque togliere delle belle soddisfazioni. Piano piano rinizierò a farlo quest'anno. Sto iniziando già comunque a Beaver Creek, già a Sheldon, ho già fatto 2 giganti in Coppa del Mondo quest'anno. Ho avuto delle buone sensazioni anche in questa disciplina, spero appunto di progredire come sono cresciuto nelle altre discipline, anche in questa. Tu adesso hai 27 anni, Sì. giusto? E arrivi fra l'altro da una carriera che è stata poi interrotta per alcuni infortuni, quindi comunque è stato in ogni caso un importante punto di arrivo quello della prima vittoria in Coppa del Mondo. Rispetto alle varie discipline, alle quattro discipline appunto dello sci alpino, tu sei uno specialista delle discipline veloci, ma oggi esistono ancora degli atleti polivalenti come esistevano in passato? Secondo te è possibile o c'è sempre più specializzazione? Sì, no, beh, innanzitutto appunto non lo ritengo così un punto di arrivo quello della vittoria del super gigante di Beaver Creek, ma sicuramente un passaggio Anche un che punto di è un partenza, punto di possiamo dire. partenza, forse fin troppo, comunque un passaggio della mia crescita. E sapevo che era arrivato il momento di fare quel gradino, ovviamente poi da sapere che sei lì pronto
pronto a farlo e farlo, c'è ancora una bella differenza, quindi fortunatamente sono riuscito, diciamo, a farlo abbastanza in fretta, insomma, quando me lo sono sentito è subito arrivato, quindi ben venga, però... Ecco, ma diciamo, anche nei tuoi programmi c'è una specializzazione per arrivare magari a vincere una Coppa del Mondo di specialità, oppure pensi poi di allargare man mano per puntare alla classifica? Io non sono uno che guarda troppo avanti, sono uno che vive abbastanza la giornata, però sicuramente l'obiettivo iniziale appunto della mia stagione inizialmente era quello di prendere intanto il pass per andare ai mondiali, perché questa sarà una stagione con i campionati del mondo, quindi sicuramente l'avvenimento importante della stagione è quello, quindi innanzitutto devo prendere un pass all'interno della mia squadra, cioè abbiamo solo 4 posti, essendoci Christoph Innerhofer campione del mondo abbiamo il 5º posto, però comunque appunto non era facile, quindi, cioè prendere questo primo pass per poi giocarmi il tutto per tutto appunto nel giorno dei mondiali sicuramente, e poi come altro obiettivo un po' più alla lunga era quello. L'altro anno avevo finito nei primi 15, proprio in super gigante, l'obiettivo di quest'anno era quello di finire magari nei primi 7, cioè questo primo gruppo di merito che si divide appunto in primi due gruppetti da 7-8. L'anno scorso hai fatto 2 quarti posti, sì. Giusto? Cosa si prova a stare ai piedi del podio? Infatti questa vittoria forse mi ha fatto dimenticare un po' questi quarti posti, soprattutto l'ultimo che ho fatto l'anno scorso, ero primo fino all'ultimo intermedio, fino a 15 secondi dall'arrivo. Poi per un errore mio tattico, una frenatina di troppo, insomma, non sono riuscito a portare a casa neanche il podio per pochi centesimi, ed è stato lì a rigirarmi un po' nella pancia tutta l'estate, quindi magari è stata anche una buona motivazione per continuare ad allenarmi e crescere. Tra l'altro i 2 quarti posti su 2 piste particolari, no? Che sono una quella futura dei mondiali e l'altra delle Olimpiadi. Sì, devo dire che per ora da quel punto di vista i risultati sono venuti su piste importanti. L'altro anno appunto il 1º-4º posto a Sochi, pista delle prossime Olimpiadi. Il quarto posto dell'ultima gara della stagione proprio alle finali di Schladming sulla pista dei mondiali di quest'anno. La vittoria quest'anno nella pista di Bear Creek dove ci saranno poi i prossimi mondiali ancora, quindi... In teoria hai buone frequentazioni, insomma. Le basi l'ho messa, adesso bisognerà poi raccogliere. E senti, allargando un po' lo sguardo al futuro, cosa significa pensare ai mondiali e alle Olimpiadi? Cioè, questa programmazione ce l'hai già adesso presente in mente? Hai detto poco fa che non pensi tanto al futuro, ma a queste gare immagino che tu ci stia già pensando. Sì, sicuramente uno ci pensa, è ovvio. Poi appunto nello sci, nello sport, ma soprattutto penso nello sci è difficile fare una vera e propria programmazione, ci sono talmente tanti imprevisti, tante variabili che saltano fuori il giorno della gara o i giorni magari prima di avvicinamento a degli appuntamenti come quello mondiale o quello olimpico, che è anche difficile fare una vera e propria programmazione. Uno cerca di fare il meglio per arrivare, diciamo, in quel momento lì della stagione al massimo della forma, poi te la dovrai vedere appunto con tutti gli imprevisti che ci sono il giorno della gara, però sicuramente è un pensiero che c'è in testa, sicuramente ci sto lavorando già da un paio d'anni, non posso pensare di iniziare adesso a lavorare per i mondiali di quest'inverno o per le Olimpiadi del prossimo anno, comunque è una cosa che si deve... È tutta una vita che viene dedicata. È tutta una vita che viene dedicata alla sci in generale. Allora, visto che noi ci occupiamo proprio dello sport dal punto di vista di chi lo pratica, ai più vari livelli, mi piacerebbe capire, al di là di quel minuto e 40, no, che si vede e si rivede poi in televisione, cosa c'è dietro? Cioè, tu hai appena detto, sono anni che mi preparo per questa vittoria e per quelle che arriveranno. Ma ogni giorno, com'è la tua giornata quando non gareggi? La giornata, diciamo che d'inverno noi stiamo bene, siamo tranquilli, perché quando facciamo meno forse, quindi quello che vede la gente appunto ci vede fare le gare, sembra semplice, te la togli in quei 2 minuti di gara e hai finito la tua sofferenza di vita, ma non è tanto così. Diciamo che la parte più dura della vita dell'atleta, dello sciatore, per quanto mi riguarda, parte da maggio, da quando finisce la stagione. Noi abbiamo queste 2-3 settimane di vera vacanza, di vero stop, che ci prendiamo proprio appena finite le gare, finiti gli ultimi allenamenti, quando insomma la neve inizia ad andare via, e se ne andiamo, io personalmente me ne vado un po' al caldo a scaldarmi un po' le ossa, perché ne ho decisamente bisogno, e poi però si rinizia con l'allenamento a secco, quindi in palestra. Poi è difficile, perché lo sport è uno sport come le sci, è completo, hai bisogno di essere forte, resistente, di avere comunque potenza sia negli arti inferiori che in quelli superiori, che nel tronco, quindi insomma è difficile la preparazione per lo sci. Chi non conosce lo sci immagina ovviamente che voi abbiate delle gambe d'acciaio, poi tutto il resto non conta, però non è proprio così. No, solo con le gambe non vai da nessuna parte, quindi ti dico appunto
È difficile la preparazione ci si deve dedicare tanto tempo. Io personalmente ho i miei programmi che sono fatti di 6 giorni a settimana con 4, 5 o 6 ore al giorno di lavoro, che quindi diviso tra 3 ore la mattina e 3 ore il pomeriggio. Poi ci può essere il giorno che fai qualcosa di più, qualcosa di meno, però Sia parte fisica che parte tecnica. questo sono, diciamo, i programmi della parte fisica. Quando facciamo tutto il lavoro a secco, ci dedichiamo in questo modo qua al lavoro a secco, che sia in palestra, appunto, che sia in bicicletta, di corsa o tanti altri modi per allenarci. Poi iniziando ad inserirci anche poi il discorso tecnico, quindi lo sci sui ghiacciai o poi in Argentina nel periodo, insomma, un po' più avanti, da agosto a settembre. In quei periodi lì noi ci spostiamo poi Andate a cercare la nell'altro emisfero, sì, neve dove c'è. esatto, di cercare un po' di neve nell'altro emisfero. E quindi poi anche lì la giornata è organizzata un po' diversamente, però comunque appunto dedichi tutta la giornata all'allenamento. La mattina solitamente la dedichi appunto al lavoro tecnico sugli sci, sulla neve, torni, mangi, ti riposi un attimino e poi riattacchi in palestra. Almeno un'oretta e mezza te la fai anche di palestra, soprattutto durante l'estate. Se d'inverno magari è solo un modo un po' per recuperare, per stare bene il giorno dopo, d'estate tante volte vai magari anche a caricare, oltre il lavoro che hai fatto la mattina, vai a mettere anche del carico il pomeriggio. Ecco, ma la vita dell'atleta, prevede, come dire, di essere atleta solo in quelle 6 ore o sei atleta 24 ore? No, beh, io penso che, insomma, poi un atleta lo vede, hai anche bisogno di esperienza per capirlo. Magari da ragazzino, quando sei un po' più giovane e ti senti un po' invincibile, riesci magari a fare anche più cose, magari a dormire quell'ora in meno, cosa. Andando avanti col tempo ti rendi conto che però Si pagano. si pagano, per mantenere certi ritmi di lavoro devi essere atleta tutte le 24 ore della giornata. Non puoi lasciare abbastanza, direi, nulla al caso. Quindi immagino che si debba curare tutto, l'alimentazione, si cura la prevenzione anche semplicemente dell'influenza banale, Esatto. però dal punto di vista invece mentale, che tipo di lavoro fate? Cioè riuscite comunque a concentrarvi, specie modo prima delle gare, avete un appoggio da questo punto di vista dalla federazione o siete liberi un po' di gestire il vostro tempo come volete? Lì ovviamente dipende dal singolo. La federazione ci mette a disposizione la figura di uno psicologo sportivo, che per tanti è molto utile, tanti ci sono trovati molto bene. Io personalmente mi sono sempre un po' autoanalizzato, ho cercato sempre di lavorare su me stesso da solo, diciamo. Per ora appunto non ho mai sentito il bisogno di questa figura. Adesso non so se magari con l'arrivare di risultati sempre importanti, quindi con magari maggiori pressioni, non so se poi eventualmente ne sentirò il bisogno in futuro. Però per il momento sono uno che sinceramente sono riuscito sempre a, diciamo, arrangiarsi da solo.